Salve a tutti gli amici di RadioDelCapo.it, siamo ospite della Biblioteca Comunale di Gagliano del Capo e siamo con Paolo Vincenti Ciao che Michele. ci è venuto a trovare. Oggi Paolo ci parlerà del suo ultimo libro, Lo Scenario del Villaggio, eccolo qui alla mia destra. Allora, parlaci un po' di questo libro che dal titolo sembra, come dire, un libro che parla di satira. Sì, Michele, il libro è un saggio, diciamo, potremmo definirlo, anche se tecnicamente non lo è. In realtà è una raccolta di articoli, di miei articoli, pubblicati in un arco temporale di un anno e mezzo circa sul web, e che poi ho deciso di raccogliere insieme in volume, quindi in cartaceo. Gli articoli assomigliano a dei pezzi giornalistici. In realtà non lo sono, perché sono più delle considerazioni, delle mie riflessioni personali, però abbastanza puntute, diciamo, irriverenti alle volte anche sulla nostra realtà contemporanea, cioè sulla nostra Italia, l'Italia di questi ultimi anni. E in particolar modo gli articoli prendono di mira quelle che sono le oscenità, come già il titolo stesso dice, del libro, di tutti i giorni, le Ecco oscenità il di oggi. concetto dell'oscenità, ma cos'è oggi? Come si può considerare una cosa oscena oggi? Che Allora, requisiti deve avere, diciamo, affinché una cosa sia oscena? beh, allora, intanto il punto di vista è quello personale, perché ovviamente il punto di vista è sempre quello di chi scrive il libro, quindi voglio dire il mio personale. Secondo il mio punto di vista, ci sono oggi nel nostro paese, che nel villaggio globale, insomma, per rifarci alla nota definizione di McLuhan, una serie di oscenità che io fotografo più che altro e che, insomma, con uno spirito un po' mordace metto alla berlina anche nel libro, che sono un po' tutti i vizi, diciamo, le manie, l'approfittamento, le piccole meschinità. I tic, le mode, diciamo, la corruzione, soprattutto il fottifotti, insomma, che caratterizza oggi la nostra Italietta. Rispetto a prima ci si scandalizza di più, ci si scandalizza di meno, ci si è fatta l'abitudine. Allora, io credo che il rischio, diciamo, della deriva, no, a cui stiamo andando incontro è proprio questo, di una sorta di addormentamento delle coscienze, nel senso che, appunto, come hai detto tu, oggi ci si scandalizza molto di meno rispetto ai soprusi, rispetto, diciamo, a quelle oscenità, appunto, di cui io parlo nel libro. E forse è proprio per questo diciamo, quel demonietto che si annida dentro ognuno di noi, in particolar modo, diciamo, in un artista, mi ha portato a metterla alla berlina, quindi a descriverle in questo libro, proprio contro il rischio, diciamo, di un addormentamento generale delle coscienze che io vedo, cioè perché viviamo comunque in un ambiente oggi abbastanza soporifero, no? In cui succede tutto, questo tutto sembra a Si molti consuma tutto, si niente, sembra consuma. niente, ecco. Secondo te c'è un grado di oscenità? Cioè, nel senso, per te ci sono più cose più oscene di un altro, dato che tu in questo libro hai trattato tanti articoli che vanno dai soprusi a livello magari bancario, perché tante persone hanno perso i loro risparmi, ai soprusi prettamente scandalistici, diciamo. Secondo te, qual è quell'oscenità che ti ha colpito di più? E che magari forse ti ha fatto scrivere magari anche di getto su quell'oscenità. Perché Sì, diciamo, il libro fa un focus su alcuni l'oscenità sono tutti fatti di cronaca, diciamo, Fatti di ecco, cronaca, tutti sì, che diciamo sono sotto gli occhi di che tutti. nel libro appunto si fa satira, come abbiamo già detto, è una satira di costume, una satira sociale, satira politica. Io prendo, diciamo, in esame alcuni aspetti in particolar modo, alcuni rami in particolar modo del nostro vivere, diciamo, contemporaneo, che sono i media, e quindi la televisione, insomma, i mezzi di comunicazione, in particolar modo i social network, la politica e anche, diciamo, la burocrazia e quindi la vita di tutti i giorni. È chiaro che parlare della politica
è sicuramente abbastanza facile perché, insomma, viene molto facile perché trovare, diciamo così, oscenità nel mondo della politica è una cosa che riesce, diciamo, a tutti. Io però me la prendo anche in particolar modo nel libro con, diciamo, il mondo della comunicazione, quel mondo poi di cui io stesso faccio parte, quindi con il mondo del giornalismo, con i tribuni televisivi, con i talk show, con i dibattiti, diciamo, annacquati, addomesticati, con le trasmissioni della cosiddetta televisione spazzatura, che anche se, voglio dire, è entrata ormai nell'ordine delle cose, come dicevamo prima, a me continua a destare sconcerto, diciamo. Ecco. E quindi mi interrogo molto, su questo, e anche sulla burocrazia. Diciamo, quella che viene definita lentocrazia, che oggi impedisce all'italiano, insomma, Di fare anche le cose più di fare altre semplici cose più anche. importanti e rendere le giornate dell'italiano medio difficilissime, insomma, quasi una sorta di corsa ad ostacoli fra i vari impedimenti che. Allora, ho letto un po' il messaggio che vuole dare questo libro. Il messaggio che a me personalmente traspare, ecco, dalle prime cose che ho letto, è che anche un po' attraverso la nostalgia siamo un po' figli di quegli anni 80, poi magari la deriva è andata Sì, diversamente, sì. diciamo. Però ecco, il messaggio che tu vuoi lanciare, che magari altre persone hanno visto in questo libro. Guarda, Michele, questa è una domanda che spesso mi fanno in occasione della pubblicazione dei miei libri. Io rispondo sempre nello stesso modo, non c'è nessun messaggio. Cioè, con i miei libri e quindi anche con questo, io non voglio dare nessun messaggio, nel senso cioè che il mio punto di vista, il mio sguardo sul mondo è uno sguardo, come dire, disincantato, no? Non è quello, ho detto prima che l'ho definito prima saggio, in realtà non è un saggio tecnicamente perché io non sono uno studioso, non sono un sociologo, un filosofo, un mass mediologo, diciamo sono tutt'al più un letterato, però lo sguardo sul mondo è quello appunto satirico, irriverente, divertente e divertito, no? E, di chi quindi non ha una ricetta, diciamo, per sanare i mali del mondo, cioè io nel libro mi faccio tante domande però non do nessuna risposta, in generale con i miei libri io non do alcuna risposta, diciamo fotografo semplicemente la realtà attuale, la realtà che viviamo, quello che io vedo, insomma, vivendo la vita di tutti i giorni, come uomo tra gli uomini, però non mi sento depositario di nessuna verità. Ecco, vedi, anche questa la funzione, diciamo, del letterato, comunque del poeta abate, no? Del poeta sacerdote, secondo me non ha più ragione di essere oggi nella nostra contemporaneità, certamente non è la mia, diciamo, ecco, cioè di quella sorta di missione, diciamo, sacerdotale che ha il letterato, l'intellettuale, diciamo così, lo studioso, di dare, diciamo, ai lettori qualche verità profetica. Io non ho purtroppo nessuna risposta. Sono semmai un fotoreporter satirico, diciamo, così mi piace definirmi, dell'attuale, dell'esistente. Va bene, grazie Paolo. Qualche progetto Grazie a te. futuro? Il progetto futuro è quello della seconda parte del libro che è attualmente in programmazione, in lavorazione presso l'editore e Ah, che diciamo credo l'editore, ecco, ricordiamo l'editore. l'editore Argomenti del 2016 del libro Lo Scenografo del Villaggio, che poi si avvale anche delle vignette della copertina e delle vignette di Melanton. Ok. La seconda parte è, diciamo, in lavorazione e dovrebbe uscire fra qualche mese. Vabbè, e noi saremo qui pronti ad ospitarti con piacere. Grazie. Grazie a Luigi per il supporto tecnico e grazie a tutti gli amici di Radio del Capo.it e ci sentiamo per le prossime. Ciao a tutti.